Ehi, porca di quella troia, sono tornato! Ma... altra gente? Ancora? Davvero? Non avevamo chiuso tutte quante le cacchio di porte? Desmond, dobbiamo parlare. Guarda che cazzo mi hanno combinato per cercare le tue informazioni. Ce l'hai fatta a infiltrarti tra i tribali. Che non lo vedi? So dov'è il loro capo, però. Ottimo lavoro. Come se entrare in una struttura piena di idioti sia un'impresa di... E allora perché non l'hai fatto perché tu, genio? Hai trovato il capo per avere le informazioni. Non tornare indietro proprio ora. Trovalo e scopri cosa ci fa qui, razza di idiota. Ehi, ti ho dato informazioni. Tu volevi questo, no? Questa piccola operazione mi ha reso un po' più antipatico. Spero che i miei capelli ricrescano. Ci stiamo divertendo? No, manco per il cazzo. Puoi nascondere la mia cicatrice? Sei una persona fortunata e probabilmente non hai subito danni permanenti. La cicatrice guarirà e tornerai come prima. Spero che certo, mi ricrescano anche i capelli. Un pezzo di cervello, ma comunque non ti serviva più. Ora non devi muoverti e cercherò di farti tornare come prima. Grazie. Sai chi è stato a farmi questo? È tutto ancora molto confuso, ma credo di essermi fatta un'idea. Ora vado a informarmi un po'. Brava, vai e muovi il culo. Ci vediamo alla barca sul fiume tra un giorno circa. Spero di poterti aiutare. Dai, speriamo. Toh, che servizio rapido! Toh, ma guarda, un passaggio nel pozzo. Chi l'avrebbe mai detto? Eccola qui, infine. L'immensa vastità del cazzo che me ne frega. Dunque, devo scendere da questa scogliera, vero? Ma porca miseria. Adesso non posso né scendere né salire. Né scendere e né salire. Rimango qui. Qui la roccia è tutta franabile. Oh, porca miseria. Adesso non posso né scendere né salire. Né scendere né salire. Né scendere e né salire. Rimango qua. Dai, metti il piede là dove c'è quella sporgenza. Quale rientranza? Quella rientranza lì a forma di vertebra di moffetta, dai. Avanti, dimmi come hai fatto una moffetta. Ho detto vertebra e dentro non si vede. Sempre le soluzioni, sai tu, vero? Ma c'era il sentiero! Allora, come detto prima, esploratore. Così abbiamo tutti i mark sulla mappa. E la seconda abilità, passo leggero. L'ho sempre pensato che Aldo, Giovanni e Giacomo fossero esempio di vita. Stiamo facendo un bagnetto lì? Addio. Mi stavo chiedendo, chissà che sapore hanno i Mylurk. E finalmente abbiamo tutte le destinazioni disponibili in tutti quanti i luoghi. Niente più girare a zonzo. Non dobbiamo farci sentire. Finita la frase con non dobbiamo farci sentire, mi metto subito a sparare. Sono un vero e proprio americano. Qualcuno ha cercato di fuggire con un sacco di soldi. Eh sì, era proprio un italiano questo. Guarda che bei mazzetti da 20 euro. Buongiorno. Se ci pensi, stiamo ammazzando un sacco di povere madri Mylurk. Quei poveri cuccioli un giorno si schiuderanno senza avere una madre. Ok, eccolo lì. Finalmente sì! Desmond morirà e la nostra lunga battaglia finalmente finirà nell'unico modo possibile. Io sarò il vincitore! Non mi sembra che stia benissimo quel tipo. No, non conoscenza astrale, stupido! Dominazione psichica! E sarà impossibile finché non distruggerai il disturbatore di frequenza di Desmond! Non preoccuparti. Sacreremo di nuovo la vita ed elimineremo le impurità che sconvolgono. Sì, vai a distruggere la casa e le sue impurità. Basta fermare il disturbatore di frequenze e mi libererò di voi idioti una volta per tutte. Sì, saremo liberi da ogni restrizione. Grazie, maestro. Saremo lo strumento della tua potente volontà. Allora, credo che tu mi debba un po' di risposte, Jackson. Ciao. Tu sei un cercatore degli altipiani, forse? Cosa ti conduce qui? Le risposte, Jackson. Voglio incontrare il capo. Sarò anche l'uomo che gestisce gli affari della tribù, ma non ho la saggezza pura. Eseguo gli ordini di un essere superiore. Lo vedo. Si tratti di esplorare i livelli superiori dell'esistenza o decidere la sorte di un ghoul ribelle. Tutta la mia saggezza proviene dal maestro. Ti dispiace se ci faccio due chiacchiere? È raro che ad altri sia permesso di conoscere il maestro.
Molta gente è troppo stupida per capire le verità assolute della sua mente superiore. Certo, certo. Io sento che tu hai un grosso potenziale. Forse hai quello che serve per recepire i suoi insegnamenti e imparare dalla sua saggezza. Si rivela qui, su una roccia sporgente sulla grotta marina. Cercalo e scoprirai tutto l'arcano. Lo vedo, è dietro di te. Parla con lui, mentre io vado dalla mia tribù. C'è molto da fare. Sì, sì, sì. Vai, vai. Allora, grande cervellone. E così tu sei il topolino che correva da queste parti. Non sei un granché, ma almeno lo spari. Posso supportarti? Ora forse potrai essere più utile di quello sciroccato e della sua tribù di idioti. Ok, sì, sì, sì. Per cosa li stai usando, sti poveri idioti? Per il momento non sono stati molto utili, ma ho poche possibilità ormai. Non riescono neanche a eliminare un singolo ghoul da una casa. Beh, sai com'è, mandi degli idioti armati di fucile contro un ghoul armato e soprattutto esperto. Mi sa che il genio non sei tu qui. Perché ce l'hai con lui? Molto più di quello che la tua mente sdolcinata possa immaginare. Comunque, in questo momento, quello che conta di più è quel suo argiccio. Ha un disturbatore di frequenza che limita i miei poteri telepatici in questa caverna del cazzo. Distruggilo e potrò riacquistare i miei poteri. Di che tipo di poteri stiamo parlando? Anche se non è di vitale importanza, sono sicuro che potremo occuparcene più in là. Desmond, quell'ammasso di ossa marce pagherà per i crimini commessi. Che tipo di crimini? Se non fosse per lui, io avrei ancora un corpo. Però devo ammettere che senza corpo sono diventato più brillante. Quasi quasi lo ringrazierei. Perché non fate amicizie allora? Con una morte veloce e dolorosa. certo, certo. Sì, vale. Sono circondato da idioti. Ti dispiace sbrigarti, devo uscire anche io. Tom, ma guarda, proprio dal pozzo siamo usciti. Oh, che novità. Allora, un cervello gigante che cerca di farti fuori, ti dice qualcosa? Desmond? Lo sapevo. Sapevo che c'era quel piccolo bastardo dietro tutto questo. Dopo tutti questi anni ha tirato fuori la testa e ora io devo solo tagliarla. E che sei un Highlander? Sei sfigurato, ovviamente. Ovviamente. Ma quindi che succede? Calvert è il mio antico rivale. Per secoli abbiamo giocato a questo gioco. Sapevo che sarebbe stato così stupido da nascondersi vicino a casa sua. Non è una questione di odio, ma una questione di destino. Lui è mio nemico e non posso lasciar vivere nessun bastardo che si mette contro di me. Sapevo che era qui e ho intenzione di trovarlo e di benedirlo con un fottuto martello santo sulla sua testa. In senso figurato. Testa. In senso figurato. Ah, che bello che ci capiamo io e te. Dimmi, cosa devo fare ora? Certo che dovrei fare qualcos'altro. Non vorrai che gironzoli da solo in questo buco fangoso, vero? Sì, 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 sei il cattivo della situazione, andiamo avanti. Hai proprio ragione, lo sono. Ora continuiamo il lavoro, ok? Sì, muoviti però. Oh, non vedo l'ora. Quegli stupidi stanno ricevendo messaggi dal professore, vero? Allora lui è lì fuori da qualche parte a trasmetterli. Ma senza quegli idioti che lavorano per lui, non avrà vita facile. Direi proprio di no. Se vediamo di parlare con loro, le cose per lui saranno più difficili. Così riusciremo a trovare quel verme e a farlo fuori una volta per tutte. Posso sparargli io? Quindi qual è il piano? Se conosco il professor Calvert, ed è così, starà utilizzando trasmissioni sinaptiche ad alta frequenza. Ho il dispositivo perfetto per disturbare il suo congegno telepatico. Devi solo portarlo nel punto più alto della costa e posizionarlo. Sarà mica la ruota panoramica? Esatto. Attaccalo alla cabina in basso. Accendi la ruota e falla girare finché il disturbatore di frequenze non sarà in cima. Semplice. Io sto qui a guardare. Ovviamente stai qua a guardare. Così vedremo tu dove si nasconde il nostro piccolo professore. Ora vai. Sì, signore. Evviva l'amicizia, Freki. Beh, se volessimo essere onesti, in realtà la ruota panoramica non è neanche il posto più alto. La punta più alta sarebbe quella campana. Ma comunque, chi sono io per discutere gli ordini del nostro signore? Ma stai buono. Beh, non capita tutti i giorni di andare al Luna Park. Toh, guarda chi c'è la nave. Ehi là, sei pronta a tornare a casa? Appena in tempo. Ho scoperto chi ha rovistato nei nostri crani e non indovinerai mai chi è.
E cambiando discorso, sono io a capo di questa nave ora. Fammi indovinare, è stato Tobar. Sì, sembra di sì. Quando i tribali mandavano qualcuno alla palude, lui era in giro per rapirli quando i semi di Punga li asfissiavano. Ha usato la sua chirurgia da principiante per i tribali e ci ha fatto tornare indietro. Tutto in cambio di un frutto di Punga. Scambio delizioso. Un genio. Comunque ho immaginato volessi vendicarti, così l'ho arrestato. Brava ragazza, ci penso io allora. Sì, sembrava gentile, vero? Non l'avrei mai immaginato se mentre ti aspettavo non mi fossi introdotta nella sua sala macchine. A quanto pare si è tenuto tutta la materia grigia che ha estrapolato. E che collezione! Se hai lo stomaco resistente, puoi dare un'occhiata. E già che ci sei, porta i miei saluti a Tobar, preferibilmente accompagnati da una lama affilata e rovente. Ok, ci sto. Credo che tu abbia trovato il tuo ruolo nella vita, vero Nadine? Esatto. Ma perché il resto del mondo non riesce a capirlo? Mi rimane una nave, un carico di Punga e una maledetta cicatrice. Me la sono proprio meritata questa bella avventura. Me la sono cercata. Credo che mi metterò al comando di questa nave. Farò i cazzi miei e tornerò da mamma alla zona contaminata quando ne avrò voglia. Niente male, eh? Mi sembra un buon piano. Naturalmente tu potrai salire a bordo gratis in qualsiasi momento. Ti ringrazio. Andiamo a trovare Tobar. Ehi là, grande genio! Il mio viandante preferito. Oh, e che gran viaggio hai fatto. Avresti dovuto sentire le cose che sono uscite dalla tua bocca mentre eri al tappeto. Non cerchi neanche di negarlo, eh? Ma di più quello che è uscito dalla tua testa, vero? Eh già. Dimmi perché l'hai fatto. Perché facciamo le cose. Tu giri il mondo, uccidi persone, prendi i trofei che ti interessano e prosegui. Io faccio lo stesso. L'unica differenza è che i miei trofei sono di natura più medica. E in tutta onestà, probabilmente ho ucciso meno persone di te. Ma le hai rese stupide. Sia arrivata alla fine, in un modo o nell'altro. Eh sì, Tobar, è proprio arrivata la fine. È il momento di accoltellarti. Penso che bastino, no? Grazie, misterioso estraneo. C'ha tutti gli attrezzi del mestiere. Beh, visto che dicevi di essere un medico, credo che una piccola amputazione non ti farà male, vero? Ecco fatto. Siamo a posto ora. Toma, guarda. Chissà di chi è. Per una ragione inspiegabile senti un terribile senso di perdita mentre guardi il pezzo di cervello davanti a te. Lo prendo. Riprendendo il tuo pezzo di cervello, hai imparato a proteggere le cose che importano. Ora prendi meno danni dalla testa. Grazie. Certo non ne è valsa la pena. Mi fai schifo, Tobar.